Riniziamo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova Reaper. Abbiamo fatto il giro completo di tutte le Reaper perché abbiamo di nuovo Castel Ravenloft. Dice nella sezione che non possiamo usare la resuscitazione, non possiamo usare i consumabili e non possiamo usare non possiamo usare la rigenerazione della salute, ma siccome l'ho già provata e abbiamo fallito, in realtà non possiamo usare i manufatti. Quindi è sbagliata la descrizione. Per quanto riguarda alla morte, io sto usando il Sulforge, così in modo da non morire definitivamente e posso essere rianimato, per così dire. Nice of you to join me. It appears I've made it back just in time. Ah, looks like you've gone prepared this time. Chiediamo a Nad. The sisters of Ravenloft will welcome you at the door. Se fa il libro. Tanto l'ha fatto prima, lo farà anche adesso, si presuppone. Vediamo se il tank regge. Stiamo andando bene, vediamo. Ok, abbiamo fatto. Mi servirebbe. Ok, vado a rianimare a Nad. Dove vai?
Siamo quasi. È quasi morta. Ok. Cambiamo i poteri al volo. E poi aspettiamo che arriva tutto il bordello. Ok, dai, l'abbiamo fatto. Come vedete, se fatto come si deve, si fa. Poi ovviamente serve un buon danno. Comunque due ladri, poi abbiamo qui Mike Potenza, come lo chiamano quelli della sua gilda. Good job. Vediamo che arrivano tutti. Se li ha grati. Ok, vedete che ho fatto bene ad aspettare. Arrigo, let's go. Oh, c'è il tessitore, c'è il coso, il tessitore. C'è il terrore. Ok. Ok, e anche questo è fatto. Andiamo a uccidere il boia se non l'hanno già ucciso. Ok. Ok. Mike c'ha la morte ed è anche compagno a Regis. Troppo presto.
Ha tirato la bomba di fumo troppo presto. L'ultima mobbata. Ok. Cambiamo i poteri, torniamo a single target e via. Così. Vediamo, si è messa single target con la pietra Yun. Vediamo se usa il Soul Forge oppure che ne so. No, usa quell'altro. Ok. Forse potrebbe non esserci la non resurrezione, perché comunque nella descrizione è tutto sballato. Io comunque, per non saperne leggere né scrivere, la tengo, tanto non è che devo fare primo DPS, devo solo completare il contenuto. Invece Mike Potenza, lui gioca per fare primo DPS, quindi è tutto un altro stile. È andato di là. Ok, può, mi sa che la morte non c'è, perché ho appena visto Mike morire e ha usato la pergamena, quindi non è vero che non si può tornare in vita. Avendolo ispezionato, come avete visto, usava lo spina avvelenato e non il Soul Forge, quindi di sicuro non è tornato in vita grazie al Soul Forge, quindi essendo morto ha usato la pergamena della vita di massa. Qui il segreto per non morire è stargli sempre dietro e non stare mai dal lato dove parte il fendente della lama, della sua spada. Ok, e anche il secondo boss è andato. This
E adesso andiamo con un filo di gas. Cioè, superata la prima sorella, il primo boss, si va sempre con un filo di gas di solito. Dai, Strad, su, forza. Ok. Strad testicolo. No, ho sbagliato. Devo andare... qual era? Era questa? Ok. Ok. Sono stato fortunato nell'uccidere il boia lì, perché a volte riesci a stunnarti anche se schivi, e quindi se ti stunna mentre stai schivando è la fine, perché praticamente non fai in tempo a schivare se ti stunna e muori. Muori molto male. Trent'anni in combattimento. Io qui schippo tutto di solito. E poi qua vado sempre a sinistra, perché a destra c'è la mobbata. Tutti vanno a destra, io vado a sinistra. Mi schippo una mobbata praticamente. Temporeggiamo. Dovremmo poter aprire? Sì. Qui si guarda in basso, se no si viene pietrificati / paralizzati. Qua io schippo, lascio aggrare qualcun altro in modo da poter... ecco, sono entrato in combattimento. In modo da poter aprire la porta. E poi passo sopra le trappole per far prendere le frecce a quelli che sono dietro di me. Così, tanto per fare cagate.
Prendiamo la spadina. Solitamente la spada dovrebbe prenderla il terzo DPS, quello che mena di meno, perché usando la spada fate meno danno. Posso... Qui li uccidiamo perché sennò salgono fino in cima e quindi non ha senso skippare. Stavo tornando in giù. E poi qua ci mettiamo a single target e molliamo la spada. Single target e molliamo la spada. Come avete visto, qui mollo la spada e gli tiro subito la cavalcatura e i poteri forti, anche se non gli tolgo nulla, tanto ho tutto il tempo di ricaricare la cavalcatura prima che torna a strada a fare la meccanica, quindi problemi zero. E non uso i poteri come il cammino della lama subito perché fanno meno danno. E quindi tanto vale usare i poteri più forti, anche se non sono potenziati dai vari proc. Se la prende il tank, la spada, no? La prendo io. Vabbè, viene da me proprio. Ok. Non lo vedo, eccolo. Aspettiamo a caricargli le puntazioni tramite il quadrato nella spada, perché aspettiamo questa mossa qua che spinge via, che a volte fa un sacco di danno ed è meglio
evitare. Invece così, una volta che ha già fatto la meccanica lui, gli carichiamo non solo i punti azione, ma anche i punti ferita. Qui in questo caso il chierico, quando c'è queste esplosioni qua, dovrebbe... Ok, c'ha già l'angelo attivo, però siccome è una Reaper io consiglio anche di tirare un parola curativa. Anche qui sarebbe il caso, vedete c'è la bomba che sta per esplodere, sarebbe il caso di aspettare perché a caricare punti azione eccetera, perché comunque rischiamo di non curare e caricare le robe ai nostri amici, ai nostri compagni, se l'healer non fa il suo, per così dire. Comunque ormai è fatta, per così dire. Se non sbaglio a usare la spada alla fine. Perché ultimamente la spada è buggata. Non so dopo l'aggiornamento se funziona di nuovo, ma penso di no perché non ha mai parlato lungo tutta la run. Lungo tutto il boss finale non ha mai parlato la spada, quindi suppongo sia ancora buggata. Di solito la spada parla. Prendiamo la spada al volo. Se ci sono le quattro esplosioni non andate a prendere la spada qua in mezzo, aspettate che fa prima le esplosioni. Adesso come vedete aspetto. Lui, il chierico, avrebbe dovuto lanciare un parola curativa nel mentre, cosa che non ha fatto. Sono morti. Ops. C'è un'altra esplosione, deve curare il chierico, deve partire al parola curativa, sennò rischiano di morire. Sono alla tira, o non ha come si chiama lì? La divinità. Ok, siamo andati in fase. Speriamo di non sbagliare. Ok, adesso credo. Forse ho sbagliato il tempismo.
l'ho tirato un po' troppo presto probabilmente. Se la barra si esaurisce, che ha completato, state all'occhio e tenete subito pronti i pulsanti L1 quadrato per spararla di nuovo quella barriera, ok? Morto il chierico. Ecco, sono morto pure io. Non la uso la pergamena, non ci penso proprio, è morto. Non vale proprio la pena usare la pergamena. Ringraziamo, thank you everyone. Non mettiamo GG perché siamo morti abbastanza malino, un pochino. Particella non ci interessa. Questo invece sì. 5 lingotti pure. Vediamo se fanno una rec, chiediamo. Io switch al mio baby tank, ok. Ok. E quindi niente, questa era la Reaper, ragazzi. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi sia piaciuto anche vederci morire male. E niente, lasciate un mi piace. E iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!